Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Una volta c'eri tu. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno. Progetto culturale La Nostra Isola. Sveglio molto presto. Benvenuti nella Biblioteca Comunale Antoniana di Ischia Porto. Mi impegno tutto il giorno. Vivi Centro TV. E son convinto. Lucia Anicelli. Vivere. Bruno Mancini. Sia solo una battaglia. Roberta Panizzi. Combattere. Antonio Mencarini. Mi ritrovo a passeggiare. Luciano Somma. Da solo nelle strade. Katia Massaro. Nunzia Zambardi. Nel tentativo. Sasha Savastano. La pace. Enzo Boffelli. La felicità, come una vi presentano volta, l'antologia poetica Ischia, mare e poesia. Ma una volta e vi c'eri tu, una piacevole serata. Che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza. Benvenuti in biblioteca per questa occasione espressamente rivolta, diciamo, alla poesia, ma la poesia intesa attraverso diverse forme, attraverso l'arte, attraverso il teatro, perché avremo anche, abbiamo anche avuto ieri, abbiamo ospitato Enzo Boffelli, e ancora attraverso diverse forme. Io ieri già ho, diciamo, aperto questa serie di incontri con un saluto, ma ben volentieri vedo delle facce nuove, quindi sono ben contenta, ecco, di salutarvi e appunto di, soprattutto sono contenta di potervi esprimere quella che è stata un'intenzione fortemente sentita, che è proprio quella di voler dedicare queste serate, diciamo, all'evasione e soprattutto un'evasione emozionale, perché l'emozione a volte, scusami, mi sento intanto meno, l'emozione, diciamo, è sicuramente presente in qualsiasi forma, in qualsiasi momento del nostro vissuto, però ci sono occasioni nelle quali bisogna fermarsi e bisogna quantomeno vivere anche comunitariamente, diciamo, quelle che sono appunto quella che è una dimensione interiore. Ognuno di noi, a mio avviso, di tanto in tanto deve poter avere il tempo di, appunto, di sbirciare dentro di sé e attraverso appunto anche degli stimoli forti. E la biblioteca in questo senso è opportuno che ne dia attraverso la poesia, appunto attraverso l'arte, la fotografia, non dimenticavo di menzionare anche quest'altra forma. Io ho avuto modo di contattare, o quantomeno di vivere, l'esperienza del progetto culturale La Nostra Isola quest'estate a Miramare a Castello, lo dicevo anche ieri, e dato che in quell'occasione, in maniera del tutto personale, ho avuto l'opportunità proprio di vivere appunto questo momento di sensorialità, di veramente intimo, mi sono resa conto che, ecco, in occasione delle festività natalizie ognuno di noi deve poter vivere, diciamo, anche questa dimensione, quindi la biblioteca si apre anche a questo. Tra l'altro, all'ombra della poetessa Vittoria Colonna, che insomma per noi è un'occasione, insomma la biblioteca vuole dare stimoli sotto tutti i profili, e questi sono
sono presenti in grossa quantità all'interno di queste serate. Spero appunto in una successiva partecipazione in occasione degli altri incontri e mi auguro che appunto per molti questa rappresenti un'occasione per poter incontrare appunto il fascino e battersi appunto nel fascino della biblioteca, nel fascino di un luogo che appunto attraverso diversi mezzi racconta un territorio. E il nostro territorio parla anche di poesia, parla anche attraverso le opere di Nunzia, Zambardi, attraverso le fotografie di Katia Massaro, che per quanto è l'occhio appunto di un'isolana che va altrove, attraverso le ceramiche di Francesco Mattera. E appunto, lo dicevo ieri, la biblioteca è una cassa di risonanza e oggi sono contenta che possiate sentire appunto le vibrazioni che vorrei trasmettervi. Io vi auguro buona serata e a presto. Ciao. Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il progetto La nostra isola, ideato da Bruno Mancini. E anch'io, anche questa sera, voglio ringraziare nuovamente la biblioteca nella persona della dottoressa Lucia Anicelli per averci ospitati e per il fatto che appunto ci ospiterà anche nei prossimi giorni. Siamo qui per presentare quindi in anteprima l'antologia Ischia Mare Poesia, praticamente la quarta delle antologie che abbiamo prodotto nell'ambito del nostro progetto. E anche questa sera, come ieri sera, presenteremo due nuovi autori. Ieri abbiamo presentato Nunzia Benetti e Luciano Somma e abbiamo fatto la conoscenza di altri poeti delle nostre antologie con anche poesie di queste altre antologie. Oggi presenteremo interamente i poeti Liga Lapinska e Franco Calise. E come ieri ci sarà poi un intermezzo in cui l'attore Enzo Boffelli ci intratterrà con un suo numero e avremo anche ospite, presto ospite se riuscirà ad arrivare, il direttore del gruppo Pasquale Riccardo. Vorrei un attimino ricordare la struttura dell'antologia che contiene autori che autosponsorizzati o sponsorizzati hanno già partecipato ad altre antologie oltre a questa e poi con altre sponsorizzazioni abbiamo introdotto nuovi autori, abbiamo effettuato una nuova sezione in cui i nuovi autori è stato possibile presentarli e farli conoscere. Ricordo che nei prossimi giorni ci saranno altri incontri di questo tipo, domani all'Hotel Parco Verde, sempre qui a Ischia, e sempre alle 18, e il 3-4 gennaio, qui ancora in biblioteca, e il 14 e 15 gennaio. Anche in queste altre occasioni presenteremo nuovi autori della nostra antologia. Vorrei fare un particolare ringraziamento all'autore della locandina che ha dato notizia dei nostri incontri, Salvatore Mottola, che credo abbia fatto un ottimo lavoro. A questo punto passo la parola a Sasha Savastano. Benvenuti, grazie di essere intervenuti anche stasera. Il mio intervento sarà telegrafico. Nel corso della giornata di ieri ho fatto più volte riferimento al futuro del progetto della nostra isola. E credo che si possa convenire tutti su un punto, cioè abbiamo davvero tanta carne a cuocere. A partire dall'amicizia con un rilevante numero di artisti stranieri, che è il primo passo verso la realizzazione di antologie plurilingue con annesse traduzioni delle opere dei nostri stessi artisti, quindi in altre lingue, in altri idiomi, alla creazione di format radiofonici e televisivi,
in grado di veicolare la nostra contenutistica presso un pubblico potenzialmente sconfinato. Dalla comparsa dei nostri lavori sui cataloghi di colossi internazionali come Google Books e Amazon.com, alla nascita di una rete nazionale di autori e personalità facenti parte del nostro progetto e spesso del nostro direttivo. Il punto è che di idee e piani sul punto di spiccare il volo ce ne sarebbero tanti, così tanti che a volte temiamo di non avere le forze sufficienti da poter portare ogni cosa al proprio giusto termine. E questo perché siamo soli. E guardate che questo non è un lamento, ma è una mera constatazione. Ad oggi, dopo quasi un lustro ininterrotto di attività, nessuno dei rappresentanti della classe politica isolana ha mai voluto spendere una parola, un messaggio, un cenno di assenso verso questo nostro lavoro. Un silenzio assordante, secondo me inspiegabile, in grado forse, se non fossimo tutti così testardamente ottimisti, a far venire voglia di gettare la spugna, ma non è ancora questo il caso. Per un esempio, la nostra Roberta Panizza è stata subito cooptata nella Commissione Cultura del proprio comune di appartenenza, anche in considerazione del suo contributo come direttrice artistica del nostro progetto. Invece è curioso constatare come a volte le differenze sociali tra comuni e tra aree geograficamente distanti possano anche notarsi da cose così piccole. Da noi invece, nella nostra Ischia, perché noi siamo ischitani, quasi tutti ischitani, siamo ancora ignorati da chi di dovere o considerati al massimo una stregua di una piccola curiosità della domenica. Non importa, il nostro sogno è vedere un giorno i nostri sforzi ripagati e che la nostra isola diventi prima la nostra Napoli e poi la nostra Italia magari, dandoci modo di tradurre a livello nazionale l'esperienza accumulata nella valorizzazione di poeti e artisti di ogni età e di orientamento culturale. L'assenza totale del sostegno da parte delle istituzioni, come detto, rende il tutto un po' più difficile e sposta un po' più su la proverbiale asticella. Ma noi ci crediamo e continueremo a crederci. Pensiamo già da ora ad una serie di iniziative di impatto fortissimo a cui cospetto sarà impossibile per chiunque restare indifferenti. Pensiamo ad esempio ad un deciso potenziamento della nostra sezione pittorico-fotografica, all'inserimento di personalità eccellenti all'interno del direttivo, oppure del nostro direttivo, oppure, ed è un'anteprima assoluta questa che vi diamo, ad un concorso poetico dalle modalità assolutamente rivoluzionarie, che conterebbe in potenza 8 milioni di votanti. Non avete sentito male, 8 milioni, cifra 6 zeri. Com'è possibile? Dateci tempo, continuate a seguirci, continuate ad avere fiducia in noi e lo scoprirete molto presto. Di certo, e vado a concludere, fare tutto da soli è molto più difficile, richiede tempi molto più lunghi, ma è anche vero che l'inevitabile vittoria finale che ci aspetta sarà parimenti molto più dolce. Grazie. Leggiamo la prima delle autrici, Lida Lapinska. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Questa autrice è nata e vive in Lettonia, nella città di Jelgava. È artista, disegnatrice e si dedica anche alla scrittura di poesie. Oltre alla lingua lettone, sua lingua madre, ha una buona conoscenza del russo e dell'italiano. E ha bisogno del fatto che Liga stessa ha tradotto le sue poesie dal lettone all'italiano, poesie che sono poi state risistemate poeticamente da alcuni autori del gruppo, e effettuando delle libere interpretazioni delle sue traduzioni, quelle che sentirete. Sull'esistere, sulla poesia e sul senso del dedicarsi al suo dipingere e al suo poetare, Liga scrive: «È mia abitudine, quando parlo poco, dedicarmi alle mie tradizioni, scrivere, dipingere, e lo faccio quasi ogni giorno». E prosegue: «Non credo che tutto sia già stato detto, già scritto, già visto e già fatto. Più sappiamo, più tanti misteri possiamo svelare. Aprirsi al mondo è la via all'eternità. Chiudersi sbarra il cammino».
e conclude dicendo: i miei versi, i miei dipinti sono forse solo un cenno della mia presenza tra voi, tra i vostri bei volti e le vostre spalle stanche. La certezza che ho provato a vivere, ad amare, a conoscere, la testimonianza delle mie esperienze, ahimè spesso non gradite, la prova dell'amore per questo mondo. Sentiamo quindi ora Riga la Pesca. Non ho avuto risveglio stamattina. L'occhio sotto la palpebra restava chiuso. Restava chiuso il sole sotto le radici e l'orologio e il cuore, passando in tutta fretta. E forse il sonno, forse il tempo, ha guardato nello specchio dove mi trovo, ancora forse in te profonda, ancora più da te lontana, come la Vega dalla Via Lattea. Splendevano svolazzanti gli orli dei loro abiti, nel ballo come stelle non mie, ricordo anzi dormendo forse il deserto o forse la foresta. Le stelle vivono più a lungo delle anime, come i fiori si disfano più presto della neve. Non ho avuto risveglio stamattina e non conosco un'altra eternità. Ninna Nanna, non ti sveglio, Ninna Nanna, nella notte tuona la pioggia. Qualcuno cerca Dio, altri la dea felicità. Qualcuno affretta cercando un angelo, qualcuno affretta cercando la toilette. Tu dormi e sogni in tutti i colori, come non si può in veglia, come non si può con me. Ninna Nanna, non ti sveglio, la mia canzone è silenziosa. Sono goccia di rugiada per lo stelo, per il vento. Un tempo nel buio, nelle notti d'estate, avevo il seno più bello. La mano s'alzava per incontrarti, i capelli profumavano di odore amaro, un po' per l'altro cielo, inoltre più vicino come il mare. Poi al mattino, ecco, farfalla sopra un prato rosso e puro. Io sono goccia di rugiada, io sono quella che non c'è. Ancora il canto di qualche uccello e qualche sera ancora viva. Verrà il buio, avvolgente e vivace, insieme a dischi di sole. Fino al mattino crescerà tra le zone insieme all'erba e si bagnerà nella rugiada amara, attraversando panorami e confini. Si ergerà non invitato. Vado, calpestando speranze sotto i piedi, restano fango e miserie. Vorrei mangiare ancora una volta il pane così buono come quella sera. Ancora fai di me un candido ramo flessibile di melo, splendidamente, per poi riposarci nel sale e nell'argilla e rinascere come germogli di quercia. Ora leggiamo il prossimo autore, Franco Calise. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Franco Calise è originario di Aquamino, nella bella Ischia. Vive e lavora nell'isola come barman in un albergo di prestigio. Tra un impegno lavorativo ed un altro si dedica alla poesia. Per i suoi versi lo ispirano le intense musiche dei cantautori italiani De André, De Gregori, Guccini, Vecchioni e Fossati. Ulteriore ispirazione gli proviene dalla natura, nella quale si immerge quando possibile insieme al suo amato cane. In tali momenti trova modo di coltivare anche la sua passione per la fotografia e per la pittura. Queste sono forme di espressione artistica molto consone agli splendidi paesaggi che la lussureggiante natura dell'isola d'Ischia propone in tutti i suoi ambienti. Ogni angolo di strada, ogni crinale di collina e le anse delle sue coste esaltano l'animo artistico di tutti coloro che sono sensibili alla scintilla dell'emozione e del sentimento. Nel luglio 2010 è stata presentata presso l'Hotel Miramare Castello di Ischia l'antologia poetica Ischia un'isola di cui Calise fa parte.
In tale occasione hanno riscosso molto successo le sue produzioni poetiche, che, per i temi trattati, hanno saputo toccare l'animo di tutti i presenti. Sentiamo quindi le nuove poesie di Franco Calise. Vorrei. Come si può naufragare ancora in occhi? Come si fa a vibrare al suono della tua voce? Come non si capisce che se tu arrivi io posso annegare in te? Forse dovrei tirare i remi in barca e farmi portare via dalla corrente, ma certo non dovrei aspettarti nei sogni. Dove finisce il sentimento e comincia l'amore? Io ho sete di te, ma berti potrebbe farmi male. Ma come può far male l'amore? Sì, vorrei. Vorrei innamorarmi ancora una volta, ma che dico? 100 volte. Vorrei, finché ho fiato, vorrei. Un giorno ho conosciuto una lacrima, era in occhi come i miei. Per un attimo ho navigato in lei. Io già conoscevo quella lacrima, avrei voluto asciugarla, o meglio conservarla, per poi regalartela, insieme a 1000 sorrisi. Impotenza. Voglia di urlare, ma dalla gola solo silenzio. Piedi bagnati da piogge nemiche, vento che non mi pettina più, e sonno che chiama altro sonno, forza cercata ma ormai finita, in gambe dolenti. Non ci sono più denti per ridere, né lacrime che fanno sangue. L'amore è finito in troppi pensieri, solo il silenzio, mio amico, e allora lo porto con me, in spiagge che guardano l'orizzonte, l'orizzonte di gabbiani che vanno in silenzi ormai eterni. Portoni chiusi. Portoni chiusi da chiavi silenziose, come a scoraggiare il forestiero intruso, scale che scendo per salire e su di esse ballare musiche eterne, ma sento il profumo di acqua di mare, la piazza che suona campane, affacciati occhi di carcerieri con antichi segreti, che si sussurrano di antichi amori fuori dal sogno e dentro il peccato, bugie mai svelate portate a letto con sé, ma il sognare mi è dolce, come è dolce questo sole, ma mi sveglio, apro gli occhi e vedo una figura antica seduta sulla soglia e pensa ad amori che hanno bussato, ma qui nessuno ha mai aperto la porta. Grazie Katia, vogliamo variare un attimo l'itinerario e spostarci dal mondo della poesia. Proietteremo ora un filmato prodotto dall'associazione di Katia, quindi ci vuoi dire le parole al riguardo? Questo è uno spot che abbiamo fatto per, cioè, contro l'inquinamento del mare da buste in plastica. Vi ricordo che dal primo gennaio 2011 sarà bandito l'uso delle buste di plastica, quindi vi pregherei di aiutare la natura ad aiutarci a vivere. Grazie. A sopravvivere.
C'eri tu che sei passata in fretta come un sogno che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Una volta c'eri tu. Nunzio Binetti, idea obliqua. Sono scheggia di luce radiante sui gialli crema. Non mi distingui. Ti scorro come il vento sopra il fosso, ti sfioro e passo. E ci disperdono i fuochi arsi della sera, ore sottili. Lo sai, per noi non è più alba. Sono 3 anni, 3, che a te mi porto, ma chi lo stanca il capo sopra il muro, adesso il corpo. E giungo nel canneto, non reggo più prove di carico. Mi piego impotente su di un fianco. Per te che io voglio, mai sarò dea o enigma rauco, ma obliqua idea di tutto quanto. Per sua sostanza è fragile e subito si spezza e perde qualsiasi forma. Visione scellerata ed io non replico.
bruciava come Ischia fine di un'estate. Di fronte il mare, calda la sabbia spesso infuocata d'agosto. Laggiù il castello aragonese, sotto una distesa d'azzurro a luce nuova e mi riporta alla mente secoli di storia. A sera, là, sopra Campagnano, col verde attorno e tanti amici insieme a festeggiare la fine di un'estate ormai alle porte. Sulla terrazza, alla parete, l'occhio d'un ramarro che mi guardava quasi per dispetto. Virginia Murru, ti cerco in ogni centro e sei ovunque. Ti cerco in ogni centro e sei ovunque, confuso all'inedia dei miei voli. Il tuo volto è sui muri del digiuno, dipinto nelle scale del tormento. Ti fermi nel pensiero e una faglia s'apre in quel profilo d'avventore. Vedo il tuo nome sopra i manifesti, d'un cuore ignorante, visionario, non è cuore. È un pezzo d'ossidiana e non impara che tu sei lusso da spendere in delirio in sottaciuti mercati di parole. Tomaselli, senza esser visto. Come luce che per sempre lentamente si spegne nell'oblio di occhi ciechi, di un amore non voluto vedere, di un messaggio non compreso perché scritto dentro un inaccettabile profondo. Come marea che si ritira e scopre intimità che si pensava di ignorare e di poter dipingere su un unico piano, perché importanza nulla possiede chi sé ad altri vuole figurare. Hai supplicato in ginocchio, hai pregato cantando, hai tirato fuori le cose non dette. Io torno indietro. Vieni, ti porto a casa. Vieni fuori, sui miei mari. No, siamo persi. Siamo suoni che si ripetono. Cambia leggere ora le opere di due personalità estremamente importanti per quello che è il nostro progetto. Si tratta della nostra direttrice artistica Roberta Panizza. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Una volta c'è il dedicatore del progetto Bruno Mancini, un applauso. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Una volta c'eri tu. Devo confessare che leggere le poesie di Bruno mi è un po' difficile. Ci provo, eh. Quel giorno avrai 20 anni e non vorrai più niente oltre. Oltre la mano della tua bambola di pezza che ti accompagna invisibile e muta, invisibile e muta. Dal primo chichirichì del primo gallo, dal primo schiumacciare del primo canarino, dal primo sbiadire della prima stella. Le stelle, il gallo, il canarino, lasciatemi pensare a questo giorno. Avrai l'età di una sorgente e il tuo futuro vorresti fosse fermo. Fermo nel bacio sulla guancia dall'orsacchiotto bruno che ti avvicina maestoso e fiero, maestoso e fiero. Dal sapore di 1000 profondi graniti, dall'odore inebriante di tutte le radici, dal chiarore trasparente della purezza, graniti, radici, purezza, aiutami a capire questo giorno. Quel giorno sarò la luce, di fianco, in alto, sopra e sotto, la bambola di pezza e l'orsacchiotto bruno,
di fianco, in alto, sopra e sotto. Le stelle, il gallo, il canarino, sarò graniti e zolle, radici e fiori, sarò soltanto chiarore trasparente nel tuo sorriso. Avrai 20 anni e non vorrai più niente, avrai l'età di una sorgente. Molto bellissima. Roberta Venza, tra Capri e Sant'Angelo. Sorridi a queste onde antiche, l'eterna patria di marinai senza paura. Tu che viaggi sempre i vortici del nulla e non sai di bere per la chiglia le schiume d'arcobaleni e le incerte scie di luminosa pace. Rinunci al guado in questo attimo di luce, ma non ti cedi. Per chi ti cerca, urli come bravo. Ancora Bruno Mancini. Agli angoli degli occhi, sotto pigrizie amiche, prepara a morte nostalgia. Passa più parti lampo di tempo indietro, indietro secoli, e sempre come sempre. Cambia se non adesso a morte. Alla viola nasce il pensiero e posso ancora muovermi, venirti accanto e senti la corteccia vecchia e inutile. L'inganno di Ignazio. Non so se quando avrai smesso il flamenco sul capitello i fumi d'antico alzando gli occhi olè al simbolo vorrò sapere se e il nome ti assalirà compresso tra un tacco e il mito. Il nome ti forzerà bagnato tra cosce in ritmo, il nome mio al simbolo, lenta sui fianchi la gonna ruota, pavoneggiando altera, rossa e nera, il sangue e la sfida, prima in corrida, lenta sui fianchi, la fiamma e la fine s'attarda. Il nome mio al simbolo, non voglio sapere se l'attimo dopo, a braccia alzate, o lei si atterra inginocchiata a Cavuchino. Siamo giunti all'intermezzo, vorrei presentarvi un uomo di teatro che, come ho già ribadito ieri, si presenta benissimo da solo. Enzo Boffelli, come tutti sapete, un nuovo amico del progetto La Nostra Isola, il cui piano ha sposato il Toto, e ci delizierà una decina di minuti con il suo cabaret. Facciamo un bel applauso, penso si sta preparando. Tanto ovviamente vi ricordate che qualora si fosse interessati all'acquisire la pista delle antologie, fateci sapere. Enzo Boffelli. Buonasera, Ernesto Picone mi manda al comune. Il sindaco mi ha detto di dirvi che vi saluta caldamente e affettuosamente. Sono stato scelto io, in quanto io sono risultato essere il primo classificato al concorso per vigili urbani stagionali di tutte le isole partenopee e non, Cuba esclusa. Ho l'onore quindi di rappresentare l'intero corpo dei vigili urbani stagionali, poiché al concorso ho ricevuto il massimo punteggio, la lode, e ad un certo punto il comandante si è levato in piedi e ha esclamato: guaglio, tu sei troppo a mostra, e ma che vada a paletta a mi sono stati conferiti così 5 ulteriori punti speciali. Ho ripreso conoscenza 2 giorni dopo dinanzi la transenna sita in piazza degli eroi e ho pensato: qui se ne andava l'assessore, sì? Ho pensato, ma che ci faccio a cercare?
Ma come a fine ieri ci siamo andati dopo un motorino senza l'assicurazione, con paura roba, e poi stavo andando così. Guardate, quella la colpa non è mia, che l'è stata mamma. Voi lo sapete come vanno queste cose, che l'ha cominciato. Voglio, tu senza fare niente non puoi stare giù. Non ci siamo fatti vieci e tu vorrei che la potete mettere a fare. Ma come mai? Io c'è stata fino a mo' senza la famiglia. E proprio mo' come siete fatti vieci, vi devo mettere a fare di e la mamma fa parlare la gente, mo'. Voi vedi che quasi stanno i concorsi per i vigilini. Ma o vigilino no, lo sai, sono intollerante, mi esce di bolla. Ah. Uè, tuo padre ha parlato con chi che fa i concorsi e lo conosce pure. No, ma che vuol dire? Ma non si papà conosceva quello che faceva e il concorso vuole essere della Repubblica, io ho presidente della Repubblica e non si può fare. Poi a me non mi interessa, ho perso il concorso, ho segnato mica a borsa e te ne vai, sta là. A borsa, poi la borsa è la borsa, specialmente quella borsa là, a letti a fuoco corso, però dice ti, o faccio l'uomo di chi non me ne importa proprio. Infatti non ho studiato niente, o io da prima mi arriverà che a fuoco corso faccio arrivare in tre anni, schiattato come un volto, santo vicino a un paro a pezzo. Taglia bene che la mattina quando ci è arrivato là, un corpo lì già stava lì dalla stanza, la mamma mi stava ancora qualche giorno, ma ti dà la mattina la mano. Banga da un bungo, da un banga da un bungo. Come non mi piace, quanto si chiede? Mi dai, detto fuori a mano che niente alla casa. No, l'ho provato io. La prima mattina, lo capito, l'11, stanno tutti, non mi andavo in casa. E lo vicino alla porta, soldi che stanno chiamando dal municipio. Ha citto il loro, chi stanno avuto un foglio di concorso, ma gli hanno chiamato i guardi. Mi dai, subito muovo a 7, corretto là. Comandante, buongiorno, Ernesto Pipo. Oggi chi dà la servizio? Lei è risultato essere il primo classificato al concorso! Oggi dice, mamma mia, ma non tanto può fare lo vicino, no? Ma perché ti dolce? Chi da noi? Uno è un fortunato da prima di Davide la nostra, no? Ma, o mio, io non capito che stai facendo una scelina, no? Che stai facendo un superenalotto? Ma che stai facendo una bulletta? No! Quando mi va a capitare che sto facendo un concorso nuovo in civile? 126 risposte esatte! Niente di meno che il filo faceva una bulletta e mi dava 35 milioni di euro! E poi, la metà, ma l'ho stata andata! Ecco un po', Guardate, io proprio questo vi voglio raccomandare. Io ma questi 6 mesi li devo fare per forza, non posso fare a meno. Però, la fedina penale non me la voglio scordare. Molto non la voglio fare. Perciò, quando voi mi venite qui in mezzo a me, chiudete l'uccio, facete finta di fare gli automobilisti disciplinati, che io ve lo prometto, io come hanno fatto questi 6 mesi, pigli a corso, o giacchettino, o fiscaliere, o tutto la finita, spazza tu, e me ne vado a Cuba. Salutano l'assessore, sì. Ernesto Picone, mandato dal comune, vi saluto. E vi ricorda che il corpo speciale dei vigili urbani stagionali è a vostra completa disposizione. 24 ore su 24, tutti i giorni, feriali esclusi. Assessore, comandi, Ernesto Pivoni, a vostra disposizione. Bene, Questo brano è tratto da uno spettacolo che si chiama Violenzo, che andrà in scena probabilmente tra i mesi di gennaio e febbraio nella rappresentazione di Ischia Teatro Festival. Bene, la mia presenza questa sera, questo appuntamento dell'amico Bruno Mancini, persona che conosco da diverso tempo e con la quale condivido diversi interessi, è soprattutto tesa a ringraziare le amministrazioni comunali dell'isola di Ischia per il regalo che da 12 anni a questa parte ci stanno facendo e del quale noi veramente siamo tanto orgogliosi, il fatto di essere senza teatro. Infatti non so se voi sapete che da quando il teatro europeo è stato chiuso, luogo di perdizione che si trovava all'H-meno in piazza Santa Restituta 12-13 anni fa, da allora la nostra isola è stata salvaguardata benissimo dalla paura del teatro. Questa cosa pericolosa, questa cosa tanto cattiva che è il teatro, è stata tenuta lontana
e continua ad essere tenuta lontana con un lavoro, diciamo, certosino delle amministrazioni comunali, che sono impegnate tantissimo proprio nel fronteggiare qualsiasi iniziativa tesa a creare una struttura teatrale sull'isola Ischia. Noi tutti quanti siamo orgogliosi di questo fatto, tanto è vero che l'Istituto Nazionale di Ricerca sul Teatro ci ha anche interpellato, ci ha anche posto come esempio verso tutte le altre comunità a livello europeo, perché in Europa non esiste nessun'altra comunità con 65.000 abitanti che non ha un teatro. Noi abbiamo un vero record, che è un record importante, che ci riempie di orgoglio questo qua, di non avere una struttura teatrale. Tant'è vero che, diciamo, tutto quello che su Ischia viene fatto dalle amministrazioni comunali viene raccolto in una vera e propria, diciamo, operazione unitaria che tutti i comuni hanno fatto, creando questa struttura ad arte proprio per fronteggiare il pericolo del teatro. Si chiama Nemici del Teatro e tutti i sindaci del comune di Ischia ne sono rappresentanti. Chiaramente il sindaco del comune di Ischia è il presidente di questa associazione e, diciamo, vanno avanti e fronteggiano la battaglia al teatro proprio per tenere tutti quanti noi ischitani alla salvaguardia da quelle che sono queste sostanze così pericolose, stupefacenti e pericolosissime, pericolosissime in tutto il mondo, stanno creando seri problemi, quali sono le risate e le conseguenze. Vi ringrazio, buonasera.